Ciao a tutti, oggi è sabato 29 luglio 2023. Siamo qui in apiario, è mattina, e diamo un'occhiata ai nuclei che abbiamo fatto con le celle che abbiamo allevato con lo starter. E trovate tutti i video nella playlist apicoltura del canale. Siamo partiti dallo starter con Dario, abbiamo fatto lo starter, dallo starter siamo passati alla cassa madre, alla regina madre, tra virgolette, dove abbiamo applicato un cerchietto apposito, un escludi regina di quelli di plastica sagomato in un certo modo, trovate i dettagli nel video, l'abbiamo inserito nell'arnia madre. Abbiamo confinato la regina per 4 giorni. Dopo 4 giorni abbiamo preso quella covata lì delimitata che aveva le larve della giusta età, nel perfetto stato per essere allevate come regine. Abbiamo preso la covata, l'abbiamo tolta dall'arnia madre, l'abbiamo inserita nello starter. Nello starter abbiamo fatto allevare le celle, le abbiamo controllate. Nel frattempo, ogni tot giorni aprivamo lo starter, rompivamo le celle che si genera, che le celle negli altri telaini che faceva lo starter, le rompevamo in modo da fargli allevare solo quelle celle. E 15 giorni fa, con Dario, abbiamo preso quelle celle allevate dallo starter, c'è sempre il video anche lì, le abbiamo tagliate e le abbiamo inserite nei nuclei. Questo qua sono nuclei che ha fatto Dario, che anche qui lì trovate il video di quando li ha portati, che li ho controllati io. E adesso diamo un'occhiata se hanno accettato la regina, cioè se è nata la regina nella cella, se l'hanno accettata, se c'è, e poi nel caso facciamo lo salico. Facciamo un bioxal gocciolato. Questo qua è il primo nucleo. Ne guarderemo due per non fare un video troppo lungo. Questo qui è il diaframma. Adesso diamo un'occhiata, vediamo un po' lo stato di questi nuclei. Allora, questo qui è il telaino di sponda. Stavo dando un'occhiata se vedo della covata, che sono contro luce. Sembra che ci siano delle uova. Vediamo un po', oh, delle uova fresche. Allora, vediamo un po', c'è appena di covata che ancora deve nascere, ma proprio qualche cella. Allora, questa la possiamo rompere, perché tanto così quando facciamo lo salico andiamo a pulire per bene. Guardiamo gli altri due telaini, questo è il primo, questo è il secondo. Non so se riuscite a vedere, c'è tutta la covata, una bella covata, sembra compatta. Cerco di avvicinare il telaino in modo che riusciate a vederla. Sembra che si sia fecondata bene, ha buttato giù un sacco di covata. Sono contento perché ci tenevo a dare una regina delle mie a Dario, perché è un bravo ragazzo, mi dà sempre una mano e volevo, così ce l'ha anche lui, che se dovesse succedere qualcosa al mio apiario almeno abbiamo un backup con la regina qua. Volevo vedere insieme, prima di ingabbiare la regina e fare lo salico, lo stato della cella. La cella che avevamo messo noi, avevamo tagliato il telaino, non sarà stato il primo, io non l'ho visto, si vede che andavo alla veloce. Volevo farvi vedere il dettaglio di come abbiamo applicato la cella, eccola qua. L'hanno rimossa, comunque eravamo applicata in questo foro qui. Abbiamo fatto un foro col tagliarino, abbiamo messo la cella. E poi probabilmente la cella era questa qua che si è attaccata
Eccola qua. No, non è questa. Sembra di aver visto una bozza. Niente, la si vede che è caduta. L'hanno tolta. Comunque lì c'era. La cella era stata posizionata in questo foro qui. Cosa facciamo adesso? Allora, adesso prendiamo la nostra gabbietta cinese. Faccio esattamente quello che avete visto nell'ultimo video, sono un po' ripetitivi, però c'è da fare questo in apiario adesso. Il tappino lo mettiamo qua un attimo, prepariamo la nostra gabbietta e la lasciamo qua 2 secondi in modo da fare lo scarico. Non gliela clippo adesso perché lui così se le clippa lui, però volendo sarebbe da clippare, da marcare, perché visto che la covatta è bella compatta non dovrebbero esserci problemi, però aspettiamo un attimino. Il clippaggio e la marcatura la possiamo fare la prossima primavera. Allora, vediamo dove è andata a finire. Era prima, non sono mica fuggita via. Non ci si attacca alla sponda. Guarda, posso vedere. Sembrava che fosse qua, o magari mi ricordo male guardando gli altri traini, ma era qui. Adesso do un'occhiata che non sia andata sotto. Adesso guardiamo anche gli altri 2 telaini e magari nel frattempo si è spostata. Non la vedo. Sono qua troppo in croce. Qua non c'è. Guardiamo gli altri due. Se non dovessimo trovarla, cosa facciamo? Compattiamo i telai contro la sponda dove si è mossa e facciamo lo scarico. Tanto la regina l'abbiamo vista, era contro, sarà finita contro la parete probabilmente dell'arnia. La lasciamo lì in pace. La guardiamo per scrupolo in questo, ma non c'era perché era il primo. Eccola qua. Ma che vola quella regina qua. Un po' troppo veloce da seguire, dove sta andando già dall'altra parte. Vedete la varroa in cima alle api, si vede. Sta a cavallo del telaino, c'è appena qua nella parte. Ecco qua. Presa. Allora, qua dentro adesso mettiamo il nostro tappino, tenete sempre un dito chiaramente per bloccarlo, poi diamo un colpo giù, la chiudiamo così ed è qua dentro. Ora compattiamo i telaini così, la regina la possiamo tenere qui, o altrimenti la possiamo appoggiare anche qui un attimo. Mettiamo il diaframma. Ecco
ring, guardiamo se sia quella, se questa qua scorre bene. Ok, qua c'è il nostro salico bio salico. L'ho fatto stamattina, lo mettiamo qua un po' così. Vedete, sempre mescolato bene. Infatti l'ho messo dentro un contenitore dell'olio pulito come quello. Poi non facciamo altro che fare questo. Questa la spostiamo un attimo. Siringa 0, tiriamo su 5 ml. Poi facciamo un passaggino qui. Sempre tutto con calma, senza fretta. Tanto di covata non ce n'è, vengono belle pulite. Le famiglie le tratterò mercoledì. Mercoledì libero le regine delle famiglie che ho ingabbiato e faccio il primo trattamento. Lì farò un salico glicerolo e poi dopo le vado a sgabbiare sempre lo stesso giorno. Prima faccio la stessa tecnica. Prendo la gabbietta, la metto da una parte e poi faccio il trattamento, le sgabbio e dopo altri 5 giorni, non mi ricordo se 5 o 6, no, forse 6, dopo 6 giorni vado a fare un altro trattamento, sempre con un salico glicerolo. Questo l'abbiamo trattato, vediamo piena di fumo se c'è ancora, ma non ce n'è tanto. E andiamo a rilasciare la regina. Caduto, lo mettiamo qua. Prendiamo la nostra gabbietta. Facciamo una cosa del genere lontano. È già andata giù. Questa qua la mettiamo qui, così guardiamo anche l'altro dopo. E questo è il primo, l'abbiamo anche l'altro. L'altro dopo, se no viene un video troppo lungo, non so neanche qui a farvelo vedere, che tanto farebbe una cosa ripetitiva. Più che altro volevo farvi vedere, tanto visto uno sono tutti uguali. E vi faccio un breve riepilogo un po' della situazione, dei vari passaggi, così. Allora, start, video, trovate il video con lo start. Poi io ho aspettato, si poteva fare dopo 4 giorni il confinamento della regina madre. Io ho aspettato una settimana perché non ho avuto tempo, quindi primo video trovate il video dello start, il secondo video trovate il confinamento della regina, quindi molto semplice. Lo starter è una stupidata da fare, mettete covata 1, 2, 3, 4 telaini di covata nascente, diaframma e un telaino vuoto. Potete farlo in un'arena da 10 come ho fatto io, in un'arnetta da 6, non cambia niente. Dopo 3 giorni potevate già partire a confinare la regina madre. Io ho aspettato una settimana, cambia niente. E quindi dopo 3 giorni io ho fatto una settimana, trovate il secondo video, confinamento regina. Andate, aprite la cassa madre dove c'è la regina madre che volete utilizzare per fare le celle, la cercate, prendete la regina, la confinate dentro questo escludi regina piccolino che trovate, che vedete nel video. Una volta rinchiusa, viene rinchiusa tra 2 telaini vecchi che sono senza covata, senza nulla, e rimane lì 4 giorni. Dopo 4 giorni prendiamo questa covata e andiamo a modificare lo starter, nel senso che lasciamo 1-2 telai di covata nascente, di quelli che c'erano, poi mettiamo un telaino di covata fresca che possiamo prendere da un'altra famiglia, mettiamo il telaino
con la covata cerchio, viene chiamata qui che è la covata della regina madre delimitata. Chiaramente la regina madre la lasciamo nella linea madre, non la spostiamo nello starter, e un telaino di miele polline e un altro telaino di covato per colata nascente. Dopo 6 o 7 giorni, possiamo, dopo 5 giorni, scusate, ricontrolliamo lo starter, eliminiamo tutte le celle che avrà fatto lo starter nella covata nascente negli altri telaini, ad esclusione di quello a cerchietto, diciamo, quello della regina madre. Dopo altri 4 giorni possiamo preparare i nuclei di fecondazione. I nuclei di fecondazione li ho preparati una settimana prima di inserire le celle nei nuclei. Quindi, quando voi fate i conti di quando vi nascono le celle, diciamo, di quando dovete trasferire le celle nei nuclei, una settimana prima li fate, e appena prima di fare i nuclei spaccate le celle. Poi, il giorno dopo, aver preparato qua, qui l'avevo formulato diverso, però se li fate una settimana prima, dopo 5 giorni che avete controllato le celle, o dopo 10 giorni da quando avete, io qua ho scritto traslarvo perché si può utilizzare anche il traslarvo. Dopo 10 giorni che avete inserito la covata nello starter, le celle sono pronte per essere inserite nei nuclei. Perché? La regina nasce dopo 16 giorni. Voi quando inserite la covata nello starter ha già 4 giorni, quindi ne mancherebbero 12. Se le inserite dopo 10, dopo 1-2 giorni nasce la regina. E trovate tutti i video dei vari passaggi di quando abbiamo tagliato le celle, e oggi siamo a 15 giorni dopo che abbiamo inserito le celle nello starter. Avete visto, abbiamo controllato la regina depone regolarmente, abbiamo fatto uno salico per pulirla, e tutto questo è stato incastrato nel blocco di covata delle altre famiglie, in modo da trattare tutti insieme bene o male negli stessi giorni, così avete i nuclei puliti, non dovete fare blocchi covati sui nuclei, chiaramente andando un po' rinforzati questi nuclei perché sono deboli, e è un po' un'alternativa tra virgolette all'asportazione di covata. Chi vuole fare l'asportazione di covata la può fare. Noi qui a Parma non la facciamo perché abbiamo l'erba medica, e quindi abbiamo molto raccolto, e è meglio avere le famiglie forti, così riusciamo a fare qualche melare. Vedete, adesso qui le famiglie hanno tutte e due tre melari, sono tutti pieni questi qua. E quindi abbiamo approfittato per fare lo salico oggi, e tra mercoledì, oggi e sabato, partirò a sgabbiare le regine, come ho detto, nelle famiglie madri. Quindi spero che i vari procedimenti per farsi le regine, tra virgolette, in casa, a livello hobbistico, senza traslarvo, vi sia chiaro. Se avete qualcosa che non vi è chiaro, potete o scrivere nei commenti sotto il video, o iscrivervi al nostro gruppo Telegram che funziona benissimo. Sono entrati nuovi apicoltori, è entrato anche Daniele, che saluto. E poi l'ultima alternativa, se passate da Parma e volete venirmi a trovare, io sono contento di conoscere nuove persone, di scambiare il mio sapere con il vostro, scambiare opinioni, perché si cresce ed è importante nella vita. Quindi vi saluto, grazie, grazie mille, e alla prossima. Ciao, ciao a tutti.